Allora, è diciamo, un'ondata abbastanza significativa con i numeri che sono in crescita in realtà dal 1° agosto in poi. Non abbiamo più visto il segno meno, eravamo arrivati ad un livello minimo, 18-20 ricoverati complessivamente nella struttura Covid al 31 luglio, poi da quel giorno sono aumentati e adesso siamo attorno ai 200 in carico in questo momento, di cui il 50 sono in terapia intensiva. E gli altri in pneumologia, malattie infettive, quindi assistiti. Tutti, la maggior parte nel nostro Covid-2, che è Columbus, cioè il centro che noi abbiamo allocato complessivamente per far fronte a questa situazione pandemica. Qualcuno è nei reparti di malattie infettive o di ostetricia o di rianimazione del gemelli. Insomma, la situazione delle terapie intensive sta montando. Gradualmente, in questo momento ancora non siamo ai livelli che avevamo visto nella stagione primaverile, diciamo, parlo di marzo-aprile, però comunque la gravità sta aumentando gradualmente anche perché ci vengono portati pazienti, per esempio anziani, da RSA, pazienti di 80-90 anni, quindi abbiamo avuto diversi decessi di questi pazienti nelle ultime settimane. Ovviamente andando verso la stagione fredda, è una stagione quindi di maggiore vita in ambienti chiusi, rientro da una situazione di dispersione praticamente, riconcentrandoci anche sui luoghi di lavoro, sulle scuole, eccetera, l'attività del virus che non è mai mancata riprende in maniera più intensa, non tanto quindi inaspettata questa situazione, a livello che però non crediamo possa essere così impattante come nel mese di marzo-aprile. Noi abbiamo avuto in quella fase 500-550 ricoverati qua dentro contemporaneamente. Il pronto soccorso in questo momento è molto carico. Adesso in questo minuto abbiamo circa 40 pazienti tra positivi in attesa di ricovero e pazienti indeterminati che devono ancora fare degli accertamenti nel nostro pronto soccorso. E la situazione non è solo al Gemelli così, è anche nei grandi altri ospedali che fanno attività Covid a Roma. Su questo la nostra strategia, che poi diciamo è questione di ore, noi domani apriamo il nostro hotel Covid. Avevamo avuto in primavera l'esperienza col Marriott. Marriott poi ha ripreso la sua attività commerciale, diciamo così. Noi apriamo il Pineta Palace Hotel con 150 letti, 90 a disposizione del Gemelli, il resto a disposizione della rete regionale. C'è o non c'è dunque questa emergenza di posti letto in terapia intensiva? Che dire, noi ne abbiamo a disposizione 59 più la nostra rianimazione qui che ha alcuni pazienti più severi e in questo momento l'emergenza non la vediamo, vediamo diciamo, un flusso continuo, però poi il turnover ci garantisce il flusso. Ci auguriamo che altri ospedali anche della rete riprendano l'attività perché non possono bastare Spallanzani, Umberto I, Gemelli chiaramente, se i numeri dovessero aumentare. Quindi non avremo un altro marzo 2020. Noi speriamo proprio di no, però ci siamo e quindi ci attrezziamo. Se un messaggio deve essere dato alle persone è di adottare comportamenti sicuri, quindi diciamo, l'uso della mascherina in maniera costante, diciamo, l'adozione di precauzioni nelle relazioni dirette tra persone, sui luoghi di lavoro, in famiglia, rispetto agli anziani, nella circolazione proprio, il lavaggio delle mani e la vaccinazione antinfluenzale.